Emozioni, sogni, sentimenti non sono mai mancati negli oltre 100 anni di storia della nazionale. Basta una lettera dell'alfabeto per evocare innumerevoli ricordi in tutti i tifosi italiani. T come tricolore, la bandiera d'Italia. Oltre a sventolare sugli spalti, dal 1947 il verde, il bianco e il rosso accompagnano gli azzurri anche in campo, sostituendo in forma di scudetto sulle maglie la croce sabauda ed il fascio littorio. Città importante per la nazionale italiana è sicuramente Torino, tanto per le gare ospitate quanto per i giocatori messi a disposizione dalle sue due squadre. Il bilancio è nettamente positivo, con le vittorie più prestigiose registrate contro l'Inghilterra. In amichevole nel 1973 arriva il primo successo in assoluto con i britannici, bissato poi agli europei del 1980. A siglare il gol decisivo di quella partita è Marco Tardelli, laureatosi poi campione del mondo nel 1982. In Spagna segna due delle sue sei reti in maglia azzurra, prima contro l'Argentina, poi in finale con la Germania Ovest. Gol questo passato alla storia anche per l'urlo liberatorio della sua esultanza. Mentore di Tardelli fu Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori più vincenti di sempre. Da calciatore passa alla storia per la marcatura su Pelé nell'amichevole Italia-Brasile del 1963. Sulla panchina della nazionale italiana, complici anche Moreno e Biscotti Vari, non riesce a ripetere i successi ottenuti con le squadre di club. L'Italia del Trap era spesso accusata di essere Totti dipendente. Dopo aver brillato agli europei del 2000, il capitano della Roma delude le aspettative con il Trap, ma si riscatta nel 2006 in Germania, dove si laurea campione del mondo segnando anche il gol decisivo agli ottavi contro l'Australia. Campione del mondo 2006 anche Luca Toni, protagonista del match dei quarti contro l'Ucraina con una doppietta. Sono due dei suoi 16 gol azzurri totali, un bottino che gli consente di occupare la 15ª posizione nella classifica marcatori di tutti i tempi. Chiudiamo con la T di Trezeguet, il giocatore che con un golden goal nel 2000 strappa all'Italia i campionati europei, risarcendo poi però il danno con gli interessi 6 anni dopo, quale unico francese a fallire il calcio di rigore nella lotteria della finale. Questi sono i nostri ricordi azzurri legati alla lettera T. A voi invece cosa fa venire in mente?